Il telescopio spaziale James Webb ha rilevato la luce oltre i secoli bui, un periodo di tempo iniziato subito dopo il Big Bang e durato circa 1 miliardo di anni. Durante questo periodo, l'universo era presumibilmente pieno di dense nubi di gas idrogeno neutro che bloccavano tutta la luce, rendendo le osservazioni dirette delle prime galassie a lungo considerate quasi impossibili. Ma ora gli scienziati hanno scoperto che strane fonti di luce provengono da questi secoli bui e dobbiamo seriamente chiederci se finora abbiamo frainteso l'universo. Grazie al James Webb Space Telescope, il mistero delle epoche oscure è stato risolto. Le scoperte del telescopio dimostrano che la luce c'era davvero durante i presunti secoli bui. Webb ha osservato le emissioni Lyman Alpha prodotte dall'interazione della luce ultravioletta di stelle giovani e calde con il gas idrogeno circostante. Sorprendentemente, questa luce arriva fino a noi, quindi è stata in qualche modo in grado di penetrare le dense nubi di idrogeno dei secoli bui. I ricercatori ipotizzano che ciò sia stato possibile grazie alla formazione di bolle e canali di idrogeno ionizzato. L'idrogeno ionizzato proveniva dalle prime stelle e galassie, che hanno creato bolle e canali e quindi spazi vuoti nel gas idrogeno neutro, ed è attraverso questi spazi che le emissioni Lyman Alpha sono sfuggite. La prima scoperta di emissioni Lyman Alpha di questa epoca risale a qualche tempo fa. Anche prima del lancio del nuovo telescopio spaziale, i ricercatori erano in grado di ricevere e studiare questi deboli segnali provenienti da un periodo in gran parte inesplorato. Il telescopio Webb ci sta ora mostrando un'altra sfaccettatura di questa scoperta e ha capacità decisamente migliori per rilevare e analizzare i raggi Lyman Alpha. Finora il quadro generale suggerisce che le prime galassie e le prime stelle si sono formate molto prima e su una scala più ampia di quanto si pensasse in precedenza. Dal suo lancio nel 2022, il JWST ci ha mostrato una serie di galassie che erano già molto avanzate e luminose durante l'età oscura. Il fatto stesso di poter vedere queste galassie dimostra che nel Medioevo c'era ancora più luce di quanto si pensasse e che le emissioni di Lyman Alpha non erano le uniche onde che penetravano nell'oscurità dello spazio. Finora le galassie scoperte mostrano tutti i segni di un tasso di formazione stellare estremo e sono insolitamente grandi. Le prove dell'intensa formazione stellare dipingono da sole un quadro molto diverso dell'epoca iniziale dell'universo. Se in passato c'erano più stelle, allora l'universo era anche illuminato e permeabile alla luce prima. In base alla situazione attuale, gli scienziati devono anche fare i conti con l'idea che i secoli bui non siano mai esistiti. Una delle scoperte più significative del JWST sono due galassie ad alto redshift, che sono così antiche da esistere molto prima dell'età oscura. L'età di queste galassie è così estrema che, a rigore, devono essere esistite anche prima del Big Bang. Questo dimostra che c'è qualcosa di sbagliato nei dati precedenti. Queste galassie presentano un numero estremamente elevato di proprietà che non corrispondono ai precedenti modelli sull'origine dell'universo. Un altro esempio che sta dando filo da torcere agli scienziati è la scoperta di un buco nero supermassiccio al centro di una di queste galassie, che esisteva solo 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Queste osservazioni mettono completamente in discussione l'attuale comprensione della scala temporale cosmologica e le nostre vecchie teorie sulla formazione delle galassie. La vera ragione della radiazione Lyman Alpha. Ciò che è certo è che le galassie Lyman Alpha svolgono un ruolo cruciale nello studio della formazione e dell'evoluzione delle prime galassie. Ora dobbiamo solo scoprire cosa ci dicono esattamente queste emissioni. Le emissioni Lyman Alpha sono prodotte dalla transizione degli elettroni nell'atomo di idrogeno e si trovano normalmente nello spettro ultravioletto. Dal nostro punto di vista, tuttavia, le emissioni sono sempre più spostate verso il rosso perché l'universo si sta espandendo e la luce delle onde cambia otticamente per noi. Tuttavia, questo effetto ci dà la fortuna di poter catturare e studiare meglio le emissioni. Il JWST è praticamente predestinato a catturare le onde nello spettro della luce rossa. Le emissioni Lyman Alpha, o in breve LAE, sono come un faro silenzioso per gli scienziati, che da tempo considerano le prime fasi dell'universo. Permettono agli astronomi di identificare e studiare i processi nelle galassie che hanno avuto luogo poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Questo dovrebbe essere il periodo in cui si sono formate le prime strutture dell'universo, e le LAE sarebbero quindi importanti messaggeri di questo periodo.
Tuttavia, le emissioni possono anche svolgere un ruolo importante nel cambiare la nostra visione dell'universo. Questo perché non sappiamo più se l'idea del Big Bang sia davvero vera. Tutte le osservazioni sono nuove e importanti indicazioni di una visione del mondo diversa. Gli scienziati volevano utilizzare le LAE per chiarire i processi dell'epoca della reionizzazione. Finora l'idea era la seguente. Dopo il Big Bang, l'universo ha attraversato i cosiddetti secoli bui, un periodo in cui non c'era luce perché non c'erano stelle o galassie in grado di produrla. Inoltre, l'universo era ancora un brodo molto denso in cui i raggi di luce non potevano passare. Il momento in cui l'universo è diventato luminoso e permeabile alla luce è quello che gli scienziati chiamano reionizzazione. Le LAE devono aver giocato un ruolo fondamentale in questo processo. Ma se non fossero esistite né l'età oscura né la reionizzazione, allora i ricercatori hanno interpretato male le LAE finora. Grazie alle ultime scoperte del telescopio Webb, il quadro sta diventando più chiaro. Ora, studiando le LAE, gli scienziati possono capire meglio cosa successe nelle galassie che Webb ci mostra. Le LAE forniscono informazioni affidabili sul numero di nuove stelle giovani che si sono formate nelle galassie e sul comportamento del mezzo intergalattico in quel periodo. Studiando intensamente le LAE con i telescopi più recenti, gli scienziati continueranno a ottenere maggiori informazioni sui tassi di formazione stellare nelle prime galassie, e questi dati ci aiuteranno a ricomporre il puzzle. Alla fine sapremo se queste galassie sono davvero galassie neonate in un universo giovane, o se si sono formate in un modo completamente diverso e sono molto più antiche. Le immagini che il JWST ci ha fornito finora mostrano galassie sorprendentemente ricche di stelle e luminose. Se vogliamo capire cosa è successo in queste galassie, dobbiamo utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili. Un altro telescopio ad alta potenza, il Vera Rubin Observatory, sarà presto lanciato per darci ancora più chiarezza. Al momento sappiamo solo che la forza dell'emissione Lyman Alpha è spesso un importante indicatore della quantità di nuova formazione stellare. I getti vengono prodotti anche in regioni di formazione stellare molto più giovani. Misurando e analizzando queste emissioni, gli scienziati possono quantificare l'attività di formazione stellare nelle prime galassie e quindi trarre conclusioni sui processi che hanno portato alla formazione e all'evoluzione di queste galassie. Webb scopre sempre più galassie LAE. Ciò che questo telescopio sta realizzando è davvero sbalorditivo. Il James Webb Space Telescope sta guardando sempre più indietro rispetto a qualsiasi altro telescopio prima di lui e ha rivelato esempi impressionanti di emettitori Lyman Alpha che ora sono così importanti per la ricerca. Una delle scoperte più importanti è la galassia GNZ11, originariamente identificata dal telescopio spaziale Hubble e successivamente confermata dal JWST. Con i dati di misurazione di Hubble, i ricercatori pensavano ancora che si trattasse di un errore, perché GNZ11 esisteva circa 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa età era già insolita ai tempi di Hubble, ma si pensava che forse questa galassia fosse un errore di misurazione o uno strano outlier. Ora, grazie al JWST, sappiamo che è reale e che Hubble non ha commesso un errore. Gli spettrometri del JWST mostrano forti emissioni di Lyman Alpha in questa galassia, il che indica ancora una volta un'intensa formazione stellare. GNZ11 ha quindi inaugurato la rivoluzione nella comprensione scientifica della velocità di formazione delle galassie nelle prime fasi dell'universo. Un altro esempio importante è MAC-S0647JD, una galassia scoperta in un ammasso di galassie primordiali. Questa galassia è estremamente debole e si trova in una fase iniziale dell'universo. Tuttavia, le osservazioni del JWST mostrano che MAC-S0647JD ha forti emissioni Lyman Alpha e sta quindi producendo un gran numero di nuove stelle. MAC-S0647JD mostra un'attività inusuale per una galassia effettivamente debole e presumibilmente piccola. Infine abbiamo la galassia EGS8P7 in questo elenco. Si trova a circa 13,2 miliardi di anni luce di distanza e mostra anche emissioni Lyman Alpha sorprendentemente forti. Queste emissioni suggeriscono che EGS8P7 sia stata in grado di creare intorno a sé delle bolle di idrogeno ionizzato che hanno permesso la fuoriuscita delle emissioni LA. Rimane il dubbio se l'idea della reionizzazione fosse corretta, perché il JWST ci mostra diverse galassie di quest'epoca teorica, che sono troppo luminose.
Finora però non abbiamo trovato alcun segno di un'oscurità che ha oscurato tutto. Il buco nero più strano di una galassia. Diamo un'altra occhiata da vicino alla galassia GNZ11, che esisteva circa 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Al suo centro è stato identificato un buco nero supermassiccio. Questa scoperta solleva ancora una volta molte domande sulla formazione di oggetti così massicci nelle prime epoche dell'universo. La presenza di un buco nero così grande in una fase così precoce contraddice le teorie precedenti che ipotizzano che i buchi neri supermassicci si formino dal collasso di stelle massicce o dalla fusione di buchi neri più piccoli. Questi processi richiedono miliardi di anni e quindi questo buco nero è anche scientificamente impossibile. Cosa ci dice ora questa scoperta sulle vecchie teorie e sulla loro veridicità? Dobbiamo considerare che esistono anche meccanismi alternativi per la rapida formazione e crescita dei buchi neri. Un'ipotesi è che questi buchi neri abbiano acquisito rapidamente massa attraverso l'accrezione diretta di gas nelle regioni ricche di materia dell'universo primordiale. Altre ipotesi suggeriscono che forme precedentemente sconosciute di materia o energia esotica potrebbero essere responsabili della rapida crescita dell'universo. È sorprendente che così pochi scienziati siano attualmente in grado di rinunciare ufficialmente all'idea che il Big Bang non sia esistito o che sia avvenuto molto prima. La scienza conservatrice è attualmente impegnata a riconciliare la vecchia visione del mondo con le nuove scoperte, trovando spiegazioni per una sorta di formazione di turbomateria. Gli emettitori Lyman Alpha dovrebbero aiutare in questo senso. Ma quali sono le prove che l'universo sia molto più antico? L'enorme buco nero nella galassia GNZ11 indica che la dinamica e lo sviluppo delle galassie scoperte da Webb erano molto simili a quelle attuali. Anche altre scoperte di Webb mostrano strutture che indicano un universo in fase avanzata di evoluzione, e questo solo poche centinaia di migliaia di anni dopo il momento in cui si presume sia avvenuto il Big Bang. La gara scientifica è attualmente in pieno svolgimento. Alcuni vogliono dimostrare che l'idea del Big Bang, dei secoli bui e dell'espansione era corretta, mentre altri stanno facendo di tutto per utilizzare le scoperte di Webb per confermare idee alternative. Iscriviti subito al canale e aspetta tanti nuovi video!